Posso chiederti qual è la strada del successo e che cosa si incontra, almeno tu che cosa hai incontrato in questa strada? La strada del successo sicuramente è agevolata dalla convinzione, dal credere sempre fino in fondo, vedere chiara la strada che si ha davanti. È sicuramente supportata dallo studio e sicuramente in un ambiente che per noi musicisti è prettamente maschile, ma resto dell'opinione che con la perseveranza e con l'impegno si possano raggiungere grandi risultati al di là di quelle che sono le caratteristiche estetiche. Certo, ancora discriminazioni anche in questo ambiente? Assolutamente sì, ecco. Sicuramente non nell'ambito del concertismo, dove credo che si sia raggiunto un rapporto paritetico tra i due sessi, ma se parliamo e pensiamo alla direzione d'orchestra, basti pensare che la prima direttrice donna a dirigere un'opera in Scala c'è stata a gennaio 2022 con l'esempio di Speranza Scappucci. Quindi parlarne ancora oggi, parlarne sempre ogni anno 8 marzo significa una sconfitta fondamentalmente, perché non se ne esce, oppure? No, io mi piace vedere il bicchiere sempre mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto. È bene parlarne per ricordare che noi ci siamo e che valiamo tanto quanto gli uomini, e per fare in modo che questa emancipazione, che già in corso, sia più veloce, semplicemente.